L'ISIL rivendica il duplice attentato di stamattina a Homs, città strategica nella Siria centro-occidentale. Almeno 20 morti e un centinaio di feriti, secondo la televisione pubblica siriana, mentre i miliziani dello Stato Islamico nella loro rivendicazione parlano di più di 30 morti. Un'autobomba è esplosa vicino a un checkpoint nel quartiere sudorientale di Zahra, controllato dalle forze governative. Poi si è verificato anche un attentato suicida. Le vittime sarebbero soprattutto miliziani filogovernativi, secondo la rivendicazione, mentre il governo parla di molti civili.